Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di BTD6. Io come sempre sono Manulax e oggi vorrei portare qualcosa di un po' diverso che potrebbe diventare anche una serie molto interessante. Ossia, vi è questo trofeo di due mega esplosioni, ossia completa una mappa in modalità scimpanzé con una torre che ha fatto 2 milioni di danni. Come sappiamo, in modalità scimpanzé vi sono la possibilità di fare di 2 milioni 42.693 danni totali. E quindi una torre deve fare praticamente il 99% e essere rubata pochi danni dall'altro. E vediamo quali torri potrebbero funzionare. Una torre che vorrei molto provare, che è anche molto sicura, almeno attualmente come primo episodio, è un maestro della balestra, facile facile, che fino al round 80 sicuramente ce la fa, poi avrà molti problemi dal round 80 fino al 100, però ha comunque la possibilità di riuscire a sconfiggere la modalità scimpanzé. E comunque abbiamo altri 42.000 danni da poter fare, quindi proviamolo subito. Ok, modalità scimpanzé, proviamo a mettere la scimmietta freccetta in un buon punto. Secondo me viene per di qua. E andiamo a una velocità un po' discreta, ma non troppo. Facciamo un colpi accuminati perché ha maggiore perforazione, quindi ha, come abbiamo visto, più forte, bisogna non perdere le vite. Decisamente bisogna riuscire quindi a fargli fare i danni senza far sì che le altre torri gli rubano danni. Quindi bisogna potenziarla, quindi servirà sicuramente un alchimista, servirà se possibile mettere anche l'ingegnere per dargli l'overclock e simili, quindi tante cosette. Vediamo se riusciamo a mettergli. Perché c'è l'alchimista che ruberà un po' di danni e volevo metterlo un po' più distante, ma niente. Abbiamo già perso. Devo metterlo un po' più distante. Vediamo, ruba qualche danno, quindi gli dà un po' una mano. Però per arrivare prima a 42.000 danni, prima che li fa lui, ce ne vuole. Vediamo adesso quindi, perché il mio problema era il piombo e volevo mettere l'intingolo acido apposta per il piombo. Poi il mimetico lo vedi in automatico, quindi siamo messi bene. 2160, no. Vediamo se abbiamo 1350 per l'infuso Berserk, che è l'infuso Berserk che gli dà più potere e quindi riesce a distruggere più facilmente tutti quanti i palloncini. Problemi, problemi, problemi grossi sempre. Qua quanti ha fatto? Ok, fa 400 danni, ma neanche tantissimi, quindi ci piace. Attualmente, quindi, quando perfetto, perfetto, quando vede anche per di qua molto meglio, dovremmo riuscire praticamente adesso ad arrivare a 23.222. Non credo abbiamo grossi problemi, quindi io andrei anche abbastanza velocino. Ok, maestro della balestra adesso facile facile fino al round 80. Cos'altre cose bisogna si potrebbe mettere? Si potrebbe mettere decisamente. Non glielo do all'alchimista. Si potrebbe mettere quindi ampio raggio, tamburi, addestramento primario e tutto raggio primario per dargli altro raggio e perforazione. Bisognerebbe mettere fuori dalle scatole l'ingegnere, che è un'altra torre che vorrei provare a mettere, con sovraccarico e simili, così che riusciamo a dargli il potenziamento. Adesso che hanno abbassato anche i costi, dovrebbe essere anche più facile da poter utilizzare l'overclock anche in modalità scimpanzé. Vediamo, attualmente abbiamo speso veramente pochi soldi, si potrebbe fare anche a infuso permanente, ma non credo ci arriviamo. Forse sì, forse no, ma io preferirei quasi questo. Non so neanche se. Bah, ci spendo anche per il robottino, così me lo tiene sempre attivato, perché voglio così. Poi vediamo attualmente che altri soldi ci avanzano, perché potrebbe essere necessario magari un villaggio con la strada centrale che ci dà l'abilità per dargli potere aggiuntivo, qualcosa del genere. Attualmente ha fatto 2000 danni e quindi non ne può fare altri 40.000 danni l'alchimista. L'ingegnere qua ha fatto 0 danni, quindi perfetto così. E dopo il round 80 vediamo di andare lentamente perché diventa tutto più difficile. Allora, 77.000 per questo o 64.000 per questo? Probabilmente l'infuso permanente è più potente, ma l'overclock è un po' più cumulabile perché ci serve più velocità d'attacco.
Però vediamo, attualmente se la sta cavando benissimo. Altre torri che si potrebbero utilizzare per dargli più potere. C'è quindi il... No, il cecchino non fa troppi danni per verso i dirigibili, quindi ci supera facilmente. Il super fragile potrebbe essere utile, che non fa tantissimi danni. E comunque dobbiamo avere abbastanza... Sono abbastanza problematico anche per il bed, perché la scimmia freccette non è bravissima a gestirsi il bed. Però attualmente anche contro ceramica ce la fa. Vediamo cosa perde, se iniziare a dargli infuso permanente oppure quest'altro. Comunque 77.000 per l'overclock. A questo qua non gli do competenza primaria, perché l'attacco che fa è troppo potente, farebbe troppi danni. E poi la colla si potrebbe utilizzare effettivamente. La colla sarebbe un'ottima torre per fargli fare più danni e dargli... e rallentare i palloncini e dirigibili e tutto quanto. Molto 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 interessante. Si potrebbe quasi anche pensare di usare la colla. Sto pensando seriamente. Fargli fare più danni e muoversi tutti quanti più lentamente. Non i dirigibili però, però almeno i palloncini. Vediamo qua, round 91, già problematico. Non so ancora se utilizzare l'overclock o l'alchimista, perché l'infuso dura poco. L'infuso dura poco, ma dovrebbe fare molti più danni. Quindi io andrei di infuso. Andiamo di infuso, che rimane permanente se glielo butti, grazie. Ho detto se glielo butti, grazie, perfetto. E quindi adesso dovrebbe essere così. E lui ha fatto 4.000 danni, 5.000 danni, quindi un po' di danni l'ha fatti. Questo qua ha fatto 200. E qua siamo quasi a 1 milione, quindi siamo a metà della strada, al livello 92. Quindi pensa quanti danni c'è da fare dal round 92 in poi per riuscire a superare. Però la vedo malissimo. La vedo comunque molto molto male. Per fare la colla comunque serve sui 20.000, quindi ce l'avremmo. E comunque ci sarebbe anche il villaggio, che potrebbe essere molto utile da poter utilizzare. Non lo so, non lo so. Cerchiamo di accumulare comunque un po' di soldi e poi vediamo come gestircela. Abbiamo sicuramente problemi contro quando dovremmo fare gli ultimi danni al bed. Allora 28. Qua continua a farci grandi soldi, mi raccomando. Eccoli qua, tanti DT. Tanti DT, la vedo brutta. La vedo brutta, perché poi non è che colpisce anche drittissimo. Quindi round 95 non ci siamo. Non ci siamo con il round 95. Io vorrei, quindi... Proviamo con il villaggio. Ah, non riusciamo neanche a fare chiamata alle armi. Ai. Forse se avessi comprato a fare i scimmieschi forse ce l'avrei fatta, ma niente. Quindi altro round andato di... che si perde. Abbiamo i soldi giusti anche per mettere il radar e quindi lo sparacolla. E proviamo, appena passano un po' di DDT, a provare a utilizzare l'abilità. Quanti danni sta facendo? Pochi. Sta facendo pochi danni, quindi questo non è un grosso problema. E... scimmia freccette, dovresti provarci a... quando spara per di qua, qui fa tanti danni. Ok, ok. Con l'abilità della colla ci siamo riusciti. Più o meno, se continua a star così. E se continua a rimanergli l'overclock per un altro po'. Dai, su. Perfetto. Ok, con l'abilità della colla ci siamo riusciti. Questo porterà la colla a fare tanti danni? Dipende, dipende. Allora, round 98 non dovrebbe essere un problema. Quindi abbiamo già 7-14.000 danni consumati da questi qua, più altri quasi quindi 20.000 danni. Siamo a metà dei danni in più che possono fare le altre torri. Però, forse l'avrei dovuto metterla lontana, però ci sarebbe stato lontano il villaggio, quindi non c'era tanta altra scelta che potessi fare. Allora, round 98, secondo me devo utilizzare l'abilità. Perché l'abilità ricopre tutto quanto, ma non dovrebbe fare tanti danni e dovrebbe permettere quindi alla scimmietta freccetta di fare tanti danni. Dai, utilizzala di nuovo. Ok, di nuovo. E speriamo che duri abbastanza per ritornarmi. Ok, perfetto. Qua quanti danni ha fatto? 14.000, siamo a 24.000. È un po' tantini. Utilizza l'abilità adesso. Con l'overclock, combinazione perfetta. Deve riuscire a continuare a distruggerli tutti quanti. Forse avrei dovuto oltretutto abbiamo altri 26.000 da poter spendere, quindi ok. E dovrei utilizzare che colpisci sempre il più forte. Vorrei riprovare per così, perché
vorrei tenermi un po' di soldi per utilizzare al massimo il sommergibile. E colpisci sempre più forte, mi raccomando, perché è necessario colpire sempre i palloncini. Ok, vai sul primo. E no. No. Colla così, perché dovrebbe ricoprire anche i DDT e quindi fermarli, no? Li rallenta. Se li rallenta, non gli fa danno, dovrebbe essere più utile. Almeno questo qua ha la possibilità di fare più danni. Colpisci di più, colpisci di più, fantastico. Continua a colpire. Continua a fermarli tu. Guarda come vanno lenti, guarda come vanno lenti. Dai. E adesso abbiamo comunque altri 20.000 per poter fare tutto quello che vogliamo. Vediamo quanti danni riesce a fargli comunque. Potrebbe quasi riuscirci. Quasi però. E comunque... E dipende. Dipende se... Perché mancano altri 30.000 danni da fare. Ok, siamo riusciti a distruggerli. Ci hanno altri... guarda, guarda, 2 milioni di danni. Però non dobbiamo mica perdere. Non dobbiamo perdere, se non vale. Quindi posso provare a utilizzare quindi l'abilità della colla, che tanto ha uno solo dirigibile e quindi gli fa poco. Possiamo utilizzare di nuovo l'abilità della colla e praticamente usare costantemente l'abilità della colla, perché gli fa fare più danni, quindi viene distrutto in anticipo. E siamo sempre messi bene. Vai, sono stati distrutti prima i dirigibili. Vai. Perfetto. Yes, yes. E quindi siamo riusciti a fare la scimmia freccette, che ha fatto 2 milioni di danni solo lei, utilizzando quindi un ingegnere con sovraccarico, un infuso permanente, una colla per rallentare, con tempesta di colla per fargli più danni, una colla mob per rallentare i dirigibili, e sarebbe stata la scelta migliore anche rispetto a questa, perché questa qua ci ha consumato tipo 16.000 danni, quindi bisogna stare attenti per le prossime volte, e il villaggio delle scimmie per dargli più boost a questa torre. Perfetto. Scrivetemi nei commenti la prossima torre che volete vedere riuscire a battere la modalità scimpanzé facendo 2 milioni di danni, quindi riuscire praticamente in solitaria. Grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!